Inaugurata oggi una nuova ambulanza per la Croce Rossa di Rivarolo Canavese. Sì, oggi abbiamo inaugurato appunto una nuova autoambulanza acquistata grazie al contributo di Fondazione CRT. Un'ambulanza che, contrariamente a quello che normalmente si pensa, non farà emergenza sanitaria 118, non è perlomeno destinata a quello, quindi non è un'ambulanza che si sentirà passare in giro con le sirene, ma è bensì un mezzo che è destinato al trasporto degli infermi, quindi quelle persone che hanno necessità di fare visite specialistiche, terapie, e non possono farlo semplicemente muovendosi in automobile, quindi hanno necessità di essere trasportati con una barella. Questa ambulanza oltretutto è dotata di una sedia montascale elettrica, proprio per facilitare quelle persone che hanno difficoltà di deambulazione e sono impossibilitate a fare le scale. Per il Comitato di Rivarolo, tra l'altro, questo tipo di attrezzatura, questa sedia, è la prima di cui ci dotiamo, ecco, la prima ad essere motorizzata. L'ambulanza è stata dedicata alla memoria del dottor Giovanni Provenzano. Sì, esatto, dottor Giovanni Provenzano, che per tanti anni è stato il nostro direttore sanitario, fino all'ultimo, ecco, oserei dire, nel senso che lui è stato sempre molto legato alla nostra associazione e al Comitato di Rivarolo. Ha fatto veramente tanto per noi, tanto per i volontari. Si sentiva lui stesso un volontario e quindi non poteva che essere dedicata alla sua memoria, assolutamente. Oggi non è stata inaugurata solo un'ambulanza, ma anche un defibrillatore e un rilevatore per la sicurezza dei volontari. Sì, esatto. Contestualmente all'acquisto del mezzo abbiamo provveduto ad acquistare un defibrillatore che è stato generosamente donato da un nostro volontario, Tessiatore Fiorenzo, che molto gentilmente si è offerto appunto di donare questo nuovo dispositivo di cui ci dotiamo, dispositivi che assolutamente già il comitato disponeva, ma sono sempre necessari e quindi non sono mai eccessivi. Oltretutto abbiamo provveduto ad acquistare anche un rilevatore di monossido di carbonio portatile che sarà dato in dotazione alla squadra di emergenza 118 al fine di garantire il più possibile la sicurezza di dipendenti e volontari che andranno ad operare in quelle situazioni che possono essere un po' più a rischio. C'è l'ambulanza, ci sono le attrezzature, mancano alcuni volontari però. I mezzi ci sono. Sono anche parecchi, le attrezzature anche, ne abbiamo molte e di nuove. Quello che mancano sono i volontari, quello di cui abbiamo più bisogno sono i volontari. I mezzi ci sono, c'è bisogno di qualcuno che li guidi, che li conduca, che aiuti e venga a fare i servizi, che aiuti quello che è il nostro comitato, che è comunque in carenza di volontari. A questo proposito, venerdì 27, presso la nostra sede, sita in via Montenero 20, terremo la presentazione di un nuovo corso per diventare volontari, alle ore 21. Spero di vedervi in molti, perché abbiamo veramente bisogno di voi. Ciao a tutti, è un piacere, un onore, sono tante le emozioni nell'essere qui, inaugurare un nuovo mezzo che sarà utile alla Croce Rossa di Rivarolo, ma che sarà utile a tutto il territorio e a tutto il canavese. I ringraziamenti li ha appena fatti il Presidente Cosola e lo ringrazio a nome della città di Rivarolo per aver preso il testimone dal nostro Presidente con cui per tanti anni abbiamo collaborato assieme. Grazie anche ad Olio per tutto questo lavoro che adesso continua con Roberto Cosola. Ebbene, abbiamo in passato, negli anni scorsi, inaugurato altri mezzi, altre autoambulanze, abbiamo inaugurato dei mezzi che sono stati utilizzati nel nostro territorio. Ricordo di aver anche partecipato ad una, chiamiamola inaugurazione, un mezzo, due mezzi che poi sono stati portati in Africa, in altri paesi dove i mezzi qua non più utilizzati potevano, e penso, mi sembra in Etiopia, non li avete portati? In Ecuador. Ah, in Ecuador, perdono, allora ho confuso. E abbiamo notizie recenti che è ancora assolutamente utilizzata, okay. Un'ambulanza. Quindi non in Africa ma in Centro America, quindi
Tutti questi tipi di attività sono lodevoli e tutti quanti hanno portato delle emozioni nell'essere presenti a questi eventi. Ma io penso che oggi l'emozione sia molto più forte perché un mezzo, un nuovo mezzo che è stato tra virgolette donato alla Croce Rossa di Rivarolo, quindi alla città di Rivarolo, ma direi al Canavese, come ho detto prima, grazie al contributo di enti, associazioni, fondazioni, ma che per volontà, e non poteva essere altrimenti, lasciatemelo dire, per volontà dei ragazzi, di tutti i componenti della Croce Rossa di Rivarolo, dei volontari della Croce Rossa di Rivarolo, è stato deciso di dedicarlo al dottor Giovanni Provenzano. E penso che il gesto più bello non potevate fare. Non potevate farlo perché Giovanni Provenzano ha vissuto per questa città, ha vissuto intensamente per la nostra città, l'ha vissuta da uomo, l'ha vissuta da padre, da marito, l'ha vissuta da amministratore pubblico, l'ha vissuta da medico, ma l'ha vissuta fortemente da direttore sanitario della Croce Rossa di Rivarolo Canavese. Quindi è veramente bello il gesto che voi avete fatto, ed è bello che un domani, oggi, domani, quando il mezzo con la scritta dedicato al dottor Giovanni Provenzano girerà per le nostre città, anche coloro che non hanno potuto conoscere per età, per i giovani, il dottor Giovanni Provenzano, si chiederanno chi è stato Giovanni Provenzano, e naturalmente ci sarà chi andrà a ricordarle la grande opera, il grande valore di questo grande uomo.